Ciao raga! Ciao! Ciao amici! Non smettetelo di mandarmi messaggi. Ciao Andrea! Adesso si sente amici. Ciao! Ciao Bruschetta! Allora, possiamo organizzare per Brusche X di quel gioco lì. Ciao Andrea, ciao Stream Elements. Stasera non c'è Sound Alerts, eh? Chissà come mai stasera è mancato Sound Alerts. Uè, TM! Grandissimi raghi! Bella lì, stasera si corre. Se volete alle 10 facciamo anche una bella garetta online. Se invece non volete, fa nulla, gioco da solo, faccio delle mega gare online per fare il platino, ragazzi. Mi mancano solo da fare una circa una ventina di pettine verde TM. Grande, bevi? Ho già bevuto, però li bevo ancora perché non so se sei entrato che avevo già bevuto. Allora, beviamo un po' d'acquina, ragazzi. Dovete bere, dovete bere un botto. Pettinino verde e cosino. Allora, uomo tigre, grandissimi. Allora, uomo tigre, se vuoi fare la garetta stasera, facciamo una mezz'oretta, poi si può giocare. Se la vuoi fare domani, perché mi sembra che mi avevi detto giovedì, la facciamo domani. Ciao amici e amiche, come state? Allora, adesso in live sto scrivendo mitici. Ok, su Facebook ho scritto così. Allora ragazzi e ragazze, andiamo a correre un pochitto su Fuji, eh? Su Fuji. Come state amici miei? Come stai uomo tigre, Andrea? Bevi, quante cose che ha fatto uomo tigre. Ok. Uomo tigre, bevi, bevi. Allora, il simbolino rosso del frenare ce l'ho per il Nürburgring. Tutto bene. Oh. Ti ricordi per domani? Sì, infatti te l'ho appena detto, amico mio. Mi ricordavo domani sera di una mega giocata insieme. Oh, scudo. Stai calma. Ah, ecco cosa dovevo fare. Stavo dimenticando cosa stavo facendo. Facciamo un po' così, almeno risparmiamo la benza. Sì, di uomo tigre, me lo ricordavo, me lo ricordavo. No problema. Allora ragazzi, io ho preso anche un altro gioco strafighissimo, si chiama Path of Titans, praticamente
siamo dei dinosauri. Dinosauri. Non c'è macchine, non c'è motori, solo dinosauri, eh? Madonna, è tutta da prima sta pista. Un bel gioco di dinosaurozzi, ragazzi. Quindi vi aspetto nei prossimi giorni, visto che domani sera facciamo ancora Gran Turismo. Bella lì, raghi! Fa ancora caldo, ragazzi, Fa ancora un botto caldo. Va Lopez, come ce lo mangiamo. Ce la siamo mangiati la McLaren. Tra l'altro la McLaren è una di quelle che mi manca per concludere la mia collezione totale di mezzi, perché io ho due scopi, uno è platinarlo e l'altro è fare il avere tutte le macchine del gioco. Ora c'ho il volantino che sta rompendo un po' le scatolette, perché ogni tanto frena da solo. Un'altra macchina vuole la mia, un'altra CLK LM98. Vediamo tra i due chi vince, Credo che Marco Drums Games sia più agguerrito, però sta viaggiando questa CLK. Orca loca! Buona che non l'ho presa, Questo è l'ultimo sbigliettazzo del menù. Vieni, mio amor. Ok, il secondo è andato. Adesso Bishop, chissà con che macchina sta correndo. Un po' di prima, andiamo di prima, ragazzi. Allora, fa un botto caldo, ragazzi, e ho due ventilatori puntati, Non so voi come siete messi, perché l'aria condizionata io l'avevo e poi l'ho praticamente orca loca. Non mi piace l'aria condizionata neanche in macchina, però in macchina è impossibile non metterla. Porca loca! Questa è la Mazda, Sette e qualcosa, scusami Mazda. Sette, otto, sette B. E questa dovrebbe essere invece la Sauber, la Mercedes. Vediamo se è così. Ok, Mercedes-Benz, Sauber. Questa invece dovrebbe essere Rothmans, Porsche. Izzal, ma come corre Izzal, Allora, forse arriviamo con la benza giusta, Forse, amici miei, arriviamo con la benza giusta. Non lo so. Mi ha preso dentro. Ciao amici, amiche e amiche. Amici, amici, amici e... amiche di Twitch, come state? Come state, ragazzi e ragazze? Tutto bene? Orca lochina! No! Ma porca! Ma dai! Ancora con l'acqua! Entriamo dentro! Entriamo in box, raga!
puoi immaginare. Eh sì, le slick sull'acqua. Hai ragione amico mio Andrea, non mi ricordo mai, sai che non mi ricordo mai Andrea, non mi ricordo mai. Comunque gli ho dato paga, gli ho dato paga e alle scudo mi è anche venuto addosso. Io andrei immediatamente a mettere gomme, immediatamente, senza perdere tempo. Orca loca! Dai! Mai visto? Allora, mettiamo gomme da bagnato immediatamente e riforniamo. Allora, facciamo un po' di rifornimento anche, perché secondo me questi pazzi. Ok, dai, gomme, muoversi. Dai. Non ce li ho. Via. Non ce li ho, amico mio. Lo so che era meglio intermedio, ma non ce li ho. Dai, sei serio? Urca! Sì, se col bagnato va così, amico mio. Ah, in teoria dovrei prenderli subito, perché a regola loro hanno le gomme slick. Comunque sta piovendo un botto, Andrea, quindi quelle del bagnato ci sta. Ciao ragazzi, come state? Ma come li prendo? Orca loca! Sì, è vero, hai ragione. Però guarda quelle gomme da bagnato pesante, come già mi va fuori, Andrea. Senza credo che era un disastro, Dobbiamo anche andare a provare il Nürburgring, amico mio. Ormai il mese è scaduto, le sub stanno diminuendo giorno dopo giorno. Secondo me la vedo bene sta gara, Ciao Kevin, amico mio! Che bel temporalozzo! Va! Non sale! Va che rimane il freno! No, dai! È rimasto il freno incastrato, raga, avete visto? Hai visto Andrea? Hai visto Kevin? Che cavolo! Devo per forza recuperare sta Torx del cavolo e smontare sto pedale. Devo andare a lobby e prendo un cacciavite. Ce l'avete lobby da voi delle vostre parti che vendono materiale? Oppure lo compro su Amazon, compro la scatolina con tutte le misure. Qualcuno di voi sa come si chiama la Torx, quella con dentro il buco? Ciao amici e amiche, come state ragazzi? Grandissimi! Ieri abbiamo fatto una mega, io e Loki, partita al farming. Ciao amici e amiche, siamo in Giappone,
e sta spiovazzando, eh. Dici? E se piove ancora? Aspetta che andiamo a vedere il radar, amico mio. Radar meteo. Dici che non piove più? Sono usciti adesso dal box, hai visto? Devo andare a beccare un po' di bagnato, eh. Devo andare a beccare un po' di bagnato, amico Andrea, se no le gomme mi si sminchiano, eh. Ma dici che entrando con solo 29 secondi non faccio una stupidata e vado un po' più lento, ma per solo 3 giri me la gioco così? Becchiamo l'acqua, raga, perché dobbiamo assolutamente far calare. Quello è vero. Porca loca. Ma io ho le slick, non ho le intermedie. Non è più da intermedia questo tempo qua, Andrea. Siamo un po' un tempo da intermedia, eh. Le dure. Oh my god! Seriously? Seriously? Allora, prossimo giro mettiamo le dure, eh. Aumentiamo un po' il vantaggio, che 29 mi sembra un po' poco. Quanto ci vuole entrare e uscire dai box? Oh my god! Ciao amici e amiche di Twitch, come state, ragazzi? 10:15? Allora sì. E mettiamo solo le dure? Ma sei sicuro? Siamo un po' ancora bagnato, eh. Mi sembra un po' come la... Cazzo che lui. Ma per reggere, sì, a parte queste curve qua un po' lente, orca, e questa che non l'ho proprio vista, amico mio, stavo guardando altro. Ciao Loki! Loki, Loki combina guai con il trattore in penna, lo sai, e poi drifta tutto il giorno invece di raccogliere l'orto. Loki in penna, sai. Allora, seguiamo il consiglio dell'amico Andrea, perché a me i consigli dell'amico Andrea sono molto imbottianti. Allora Loki, hai visto il video che ti ho mandato? Allora, da corsa dure non ce l'ho, ce l'ho medie o morbide? Medie o morbide? Medie, dai. Non rifornire. Allora, l'ho messo sul gruppo di squadra corse. C'è un trattore che impegna. Ah sì, l'ho messo. L'ho messo, amico mio. Un trattore che impenna, Loki. Voglio che impenni. Allora, sembra di andare su
speriamo che tengano, eh. Hai visto il trattore? Voglio che impedi col trattore su Farming Simulator, eh? Visto che non si può driftare, forse, forse perché tu riesci magari. Ricorda le intermedie. Devo comprarle, dici? Di andare a comprare le intermedie per sta macchina, perché non è male questa Mercedes? Io non corro mai con la Mercedes, però questa qui, sinceramente, sta Mercedes-Benz mi piace, eh. Ho dato troppo gas. Grande Loki, grande Andrea. Cioè, mi dici di comprare le gomme allora, intermedie per sta macchina? Le andiamo anche le dure, però sarebbe da comprare in teoria, eh? Perché se poi la uso per fare altre gare. Vediamo se riusciamo a tirare giù quell'1.44.7. Non credo, perché avendo gomme intermedie, prima avevo le gomme morbide. Con le gomme morbide in teoria bisogna fare tempi migliori, in teoria. Yes baby, alle 10. Non so neanche se c'è Sharder. Mendoza con le bagnato. Eh sì, amico mio! Sì, 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 sì. Ci sta il cambio, amico mio. Grazie di avermi consigliato il cambietto gomme, eh. Non voglio dargli addosso, a pelo, raga. Non gli sono andato addosso, però adesso ero con le palle. Via. Bisognerebbe, dovrei, facciamo un po' di Nürburgring. Non ho neanche visto il tempo. Bella lì, bella lì, un bel po' di soldi. Un bigliettazzo, eh. Bella, bella, molto bella sta CLK, a me piace. Mercedes non ce n'è tante e questa mi piace. È la Mercedes vecchia, ma è la Mercedes di quelle che tengono la strada, che quando apri stanno incollate per terra. Ah!
sì, amico mio, questa sì, questa devono rimetterla. E io sto aspettando le altre tre, non vengono più, sto aspettando l'alfa e tra l'altro dovrei anche fare dei soldi, perché secondo me... Secondo me, questo che cosa sarà? Questa che cosa sarà? Anche questa in teoria è uguale a questa, eh? Si può correre con la stessa macchina? Proviamo a fare la stessa roba? No, davvero? Porca loca! Devo fare ancora altri soldi? Porca loca, qui piove già! Allora no. Allora, bagnato pesantissimo. Bagnato pesantosco. Ok, bagnato pesante. Magari Nürburgring 5 milioni. Porca loca, il Nürburgring, amico mio. Il Nürburgring, amico mio. Come lo voglio il Nürburgring. Allora io non è che non voglio farlo il Nürburgring, è che non ci riesco. Porca loca. Madonna, come piove! Scusa? Come piove, raga! Dai, 140 li faccio qua. 20 milioni la Porsche. Caspiterina. Sinceramente non... Allora, mi sembra che è 18 milioni o 8 milioni la... Caspita, amico mio. Mi sa che devo ritornare dietro a casa tua a fare un po' di gare, eh? Io lo so già che questi balordi, poi quando mi mettono fuori una macchina... Mi mettono fuori anche quell'altra che mi serve, me le mettono fuori tutte e due. Allora, non devo far la benza. Se piove tutto il tempo, sto tranquillo. Però mi ha fatto iniziare bello indietro, eh? Kevin, ci sei ancora? Non lo so, non l'avevo fatta. Era una di fianco a quella lì del coso che non ho fatto, amico mio. Visto che sto già correndo con la Mercedes, ho già comprato c'ho già le gomme. La macchina si guida bene. Porca loca, scusami, BMW. Magari è la serata buona, Andrea, aia Subaru, perdono, non volevo venirti addosso. Infatti,
un po' gli volevo dare una botta, perché quella macchina mi piace, ti devo dire la verità, però è una macchina che va fatta correre, è una macchina che va fatta correre, quindi va fatta scivolare, quindi un po' mi sta sulle scatole. Anche perché, caspiterina, il Nürburgrino lo volevo proprio fare, il Nürburgrino, Non potevano farlo fare con una macchina tipo questa qua? Cioè, guarda che mezzo, cioè sotto l'acqua, a manetta, no problema. Oi, 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 oi. Ciao amici, come state ragazzi e ragazze? Amici di Twitch, su Tokyo, proviamoci amico mio. Beh, anche questa non è difficile, cioè sinceramente sono 280.000 con due gare che ho fatto. Ciao amici e amiche di Twitch, un po' di esperienza su circuito. No, non sono esperienze sul circuito queste. Ma io ne ho fatte un bel po' di esperienze sul circuito, Forse più del 60%. Il mitico Bruschetta è entrato all'inizio della live. Grandissimo Brusche. Davvero? Adesso andiamo a vedere, Andrea, andiamo a vedere che cosa ho fatto e che cosa mi manca. Perché io so che qualcuna un po' le ha mollate, perché c'era qualcuna che mi faceva un po' disperare. Anche il Nürburgring con la pista, mi manca, solo il giro. L'importante è che non mi freni quando accelero, perché se il joystick mi frena quando accelero mi fa arrabbiare. Adesso mi sembra che non sta entrando l'ABS, a parte prima che ha proprio frenato di brutto. La sfida della Civic. E dov'è che è? Porca loca, per leggere sono andato fuori. Scusate raga. Perché non è tanto distante, quello dietro? Ciao team! Saludos! Mitico Guatemala! Oi! Beleza! Come si saluta, Andrea, i nostri amici del Guatemala, Team Guatemala, ciao amigos! Oi amigos! Ciao! Un po' di motor corse! Hola amigos! Come si dice, Andrea, stiamo facendo un po' di una corrida con la Mercedes! Corridas con la pioggia, come si dice pioggia? Pioggia, corridas con pioggias. Hola, tutto bene? Tutto bene? È universale, mi sa, Tutto bene in Guatemala? Aquí in Italia sta molto luvia, è luvia. Aquí in Italia è molto quenci, molto calor. Muito calor, in Guatemala. Ho perso l'acqua. Acqua. Settembre campionato di Gran Turismo e Spagna, wow, mais lindo, tutto bene, partecipiamo a settembre al coso di Spagna, bello,
Let's go, let's go! International Language, Marco Danchi. Io sto a dire il link prescrizio, qua tempi. Mike Manos. Pierpaolo! Pierpaolo si dissocia economicamente, ecologicamente, ecosostenibilmente. Stiamo intanto con Luvia. Loki, grande! Bello, bello, Loki o Andrea, dite che siamo contenti che fanno un campionato in Spagna, il nostro team amico Guatemala. Grandi, grandi, grandi ragazzi. Un abbraccio. Ciao! Ciao amigos! Obrigado, obrigado! Sta piovendo, sta piovendo. Noi scaldiamo le gomme a 220 all'ora. Piove molto ragazzi. Tutta la gara piove. Grande Loki. Mio amore. C'era il King Guatemala, amore mio. Ti ricordi il Team Guatemala, i nostri amici? In spagnolo, mio amore. Credo che sono andati, ragazzi, perché ha detto ciao. Vieni, mio amore. Lo viendo. Grande Andrea sa parlare tutto, grandissimo. Qui mi sa che è come prima, Andrea, secondo te piove ancora? C'è proprio snuvolato. Gli ovviendo. Ho bisogno dell'aiuto di Andrea. Secondo te che cosa devo fare? Ti faccio vedere le nuvole. Cambio le gomme. Visto che ho 55 secondi, vado un po' più lento, ma le finisco così. Eccolo là, radar, te l'ho messo Andrea. È tutto... non si capisce nulla. Serenissimo? Serenissima sera. Mettiamo le intermedie allora? Loki dice intermedie. Come fai a mettere il zoom al radar? Meno, l'ho messo. L'ho fatto. È in meno, vedi che è a meno. Orca loca, per mettere la rotellina sono da drizz. Ma forse anche perché non tiene più ste gomme. No nuvole? Entriamo allora? Andiamo. Intermedie ragazzi? Andiamo di intermedie? Ho fatto prendere un po' d'acqua perché non volevo scaldare le mie gommette.
anche perché poi con tutto quello che costano, credo che queste gomme qua le rimetto su per un'altra gara. Le facciamo bagnare? Come no, no? Come no, no? No, no, cosa, Andrea? No intermedie? Devi dirmi... Metti pure morbide? Morbide? Morbidoschi? Ok, va bene, va bene, va bene. Ci sta. Allora, morbide... E 7 giri, no rifornire. Grazie, raga, dai, forza, forza, forza! Lavorare, lavorare, team! Lavorare, team, team, team! Andrea, ho messo morbide adesso. Dice che, dite che ho fatto una stupidata, ragazzi? Devo andare come nella patente, dove c'è la pista liscia. Mi sembra un po' di essere come sulla patente, quella lì con la Porsche. Che devo seguire la parte completamente asciutta. Ok, dai, nono giro, via! Vediamo se riusciamo a fare un bel tempotto. Cristiano Locchi ha scritto qualcosa. Urca, se appena appena si va un po' fuori, però appena si va un po' fuori, raga, eh sì, gli angolini è ancora bagnata, invece dove corrono loro si è asciugata un po', proprio come la patente quella per fare l'oro, che è stata veramente tosta. Però diciamo che aveva ragione l'amico Andrea quando la cosa più tosta e più difficile del gioco è proprio il Nürburgring a oro, eh.
Bella raga, stiamo andando. Intermedie, stanno cambiando le gomme adesso. Pazzi, tutti. Io invece sto andando a raccogliere il mio successo e 140.000 billion dollars. Cacchiarola, sono andato fuori. Ma che bello andare con questa Mercedes blu in pista, che c'è un po' di blu. Ma se lo sai che ci vai fuori, che fai? Orca loca, ti giri sull'ultimo giro, sul traguardo. Oh my god, International Marco Transgames. Vai! Potevo anche fare il miglior tempo, eh? Ciao Vertex! Grandissimo! Grande Vertex! Io ho appena vinto una gara da 10 giri. 140.000 euro. Sì, Vertex, non riesco a fare il Nürburgring. Vertex, non riesco a fare il Joe. Vertex si chiama Joe. Non riesco a fare l'urboring, amico mio. Non riesco a fare l'urboring. A oro. Tu e l'amico Andrea lo fate come se fosse una cosa semplice. Ma non lo è. Guarda l'inizio gara, ragazzi. Che roba. Bellissime le lucette, eh. Però questa CLK non è poi così tanto vecchia, raga, c'è un volante così figo. Di che anno è, Andrea, questa CLK? L'87, è possibile che nell'87 avevano un volante così figo? Mi sembra un po' strano. Ma questa che macchina è? Ah, infatti la Porsche! Grande Trans! È questa, eh! Ciao mio amore, vieni! Infatti mi sembrava che era... Comunque aveva... il cambio sequenziale, raga, eh! Lo start ce l'aveva a bottone, eh! Bella raga. Allora, amici, io volevo portare anche un mega gioco nuovo, Path of qualcosa, che è un gioco di dinosauri, eh. Quindi l'ho comprato oggi e lo voglio portare sul canale. Allora, vedi, c'era questa che mi stava un po' antipatica perché non l'avevo fatta. Ma l'esperienza, come si chiama? Ah, te lo dico subito, Path of...
aspetta, ragazzi, sono stanchi. Sì, assolutamente. Path of Titans. Sono questa esperienza qua sul circuito, però sono toste, bisogna. Sono un dinosauro e bisogna crescere da bambini fino a farli diventare giganti. Urca. Ma lo scrt non l'ho capito. Me lo scr 3. Non l'ho capito. Allora, ciao Gianmarco! Grandissimo. Allora, Gianmarco, ho comprato un gioco fighissimo. Si chiama Path of Titan. Ciao amico mio. E lo porto in live assolutamente perché mi piace tantissimo. Praticamente si deve portare un dinosauro dalla nascita alla Path of Titans, come Titan Go, Titans. E allora io volevo portarlo domani sera, però domani sera avevo già promesso all'amico 37, 37 è una merda, avevo già promesso all'amico Uomo Tigre di portare, che giocavamo insieme a Gran Turismo 7, quindi domani sera facciamo Gran Turismo 7, poi Path of Titans lo facciamo magari venerdì. Sì. Allora, si è un dinosauro, si parte dalle basi fino a diventare sempre più grande. Bisogna cacciare, bisogna mangiare, bisogna diventare grandi, bisogna fare la casetta, bisogna fare un sacco di cose. 39, che schifo. Che schifo. Qual è il punto dove sbaglio, secondo voi, raga? Quale curva faccio troppa lenta? Questa la facevo lenta, forse stavolta l'ho fatta un po' più veloce. Ok. Forse la prima facevo troppo lenta, l'ho velocizzata un attimo. Ah! Amo! Ho fete! Ho tanta fete! C'è ghiaccio, baby? Ciao amici, amiche di Twitch. Che brutta roba. Che brutta roba quando pensi di aver capito tutto e non sei capito nulla. Acqua. Non spruzzare adesso, mio morto. No, mo. Amo. Dopo. Gli dai un po' di acqua, cubetti ghiaccio. Cubetti ghiaccio. Ok ragazzi, sta spruzzando le cose per le zanzare, però io non so se sono allergico o no, perché all'Autan una volta ero allergico. Urca. Allora no, assolutamente devo frenare. Ma hai fatto tutti gli oro? No. No, amico mio, neanche a
al Nürburgring che c'era in ballo le sub, ma non sono riuscito. Al Nürburgring possiamo andarci ancora adesso, è solo che il mitico Andrea mi diceva che qui erano soldi facili. Non credo. Ah, caspita. Ciao ragazzi! Sta Lexus. Allora, se non freno, vado fuori. Quindi un tocco devo frenare. Grande Gianmarco. Sì, amici miei, è arrivato. Sempre alto, ma come mai? Pensavo di averlo capito. Ah, ai, qua sta frenando la macchina, sta frenando il pedale, porca loca. Allora, mentre in Formula 1 ho potuto mettere il pedale della frizione, vai lungo la penultima curva, la penultima, è vero? Che secondo me è il freno troppo in ritardo, secondo te? Ghiaccio. Ma 36, grazie. Firmo? Sì, è vero. Allora, adesso la rifacciamo. Metto dentro l'acqua così intanto si ghiaccia. Facciamo passare Carlita, vieni mio amore. Saluto a tutti. Gianmarco, mitico. Ciao Gianmarco. Oh, raga, che caldoschi. Ciao mio amore. Ciao amore. Un basito. Vuoi anche tu il pettine verde? No. Ragazzi, mi sto sprofondando dentro nel divano. I miei capelli non si possono più. Oh, Maverick, amo un corallo. Guarda, Vertex. Ragazzi, Vertex non è primo. Cos'è? Andrea? Baby. Oh, baby. Ragazzi. Eccolo qua, amico mio. Vertex non è primo, amico. Andrea, anche tu. Andrea ha fatto il tempo migliore di Vertex. Ciao. Strano ragazzi, perché di solito sempre Vertex primo. Questa qui si vede che non gli piace. Ciao love. Ciao mio amor. Chi c'è? C'è Gianmarco. Come non si è salutato? Non so, però c'è. Ciao. Ecco, vedi? Ancora 50.000. I miti coin, tutti tanti, amico mio. 37, una minchia. 50.000 miti coin. Tieni lì,
che con la crisi economica e energetica che c'è in ballo magari saranno gli unici soldi che ci rimarranno in tasca i Bitcoin. Sì. Ti lascio giocare a morte perché sono stanchissimo. Fammi fare qua. Quale? Dragon Trail? O la Grano Trail? Perché adesso c'è anche quella col grano, eh. Anche Andrea, Loki. C'era Kevin prima, però adesso non lo so. No, non riesco a scendere sotto, raga. Io proverei a fare una prova. È bellissimo, ragazzi. Ah, grande Gianmarco. Proverei a fare una prova, è bellissimo, raga, basta. No. Guapita! Guapita, guapita! E la vita le bella, guapita! Con un ciupito! Sì, ci sta! Porca. Grande, adesso vado a vedere. Allora, ho sbrindato, ho sbrindato. Quindi la rifamo, mio amore. Mio amore, è bravo il tuo tato? È bravo patato Marco? Oh, bravissimo. Ragazzi, dovete capire che ho una certa età, quindi a volte mi fa anche un po' paura andare forte, vero il mio amore? In macchina ogni tanto ti dico, amore, vai piano. È vero, ragazzi, è vero, mio amore, perché si diventa paurosi. Ma qua so che non mi schianto. Oh my god, ce la possiamo fare. Ciao amici e amiche di Twitch, qualcuno ha fatto bevi 3 minuti fa? Il mio grandissimo amico Gianmarco ha bevuto caldo. Vuoi ancora acqua? Così si ghiaccia? Sì. Adesso farò dopo. Devi guardare il tempo di loro. Sì, dopo. Puffa! Un bel oro! Puffate! E un bacio, mio amor! Ogni oro mi dà un bacio, mio amor! Mio amor! Un bel oro, sì, mio amor! Si sghiaccia! Oh, fatemi gustare questo oro, eh! Questo oro è stato frutto del pad! Bellissimo! Bellissima combinazione, Gianmarco. Però un po' mi rode il culetto, che non riesco a fare i tempi con il volante e devo farli col pad. Funziona un po' scemunito. Devo prendere la chiave. Sai quella Torx, quella che mi aveva prestato la Ste. Devo comprare un cosettino, così provo a smontarlo e vediamo. Però anche volendo, proprio i Fanatec non c'è, non lo stanno producendo, quindi devo per forza smontare questo qua. Allora, vediamo Lochino. Amore, come sei tanto. Allora, Loki ha fatto 29,8. Bravo Loki. E io dove sono? Wow, tempone. Wow! 29,8. Guarda quanta gente c'è dentro. Quinto, bravo. Incredibile. Loki. Maverick. Grande Maverick. Corallo, Loki, grande quinto Loki. Bravo. Toretto, Nello, grande Andrea, Verte, Zuvi, ti ho battuto. Mi hai battuto, bravo.
adesso ti arriverà a casa un bacio tramite posta da Marco Dantes. Vertex, amico mio, infatti credevo che non c'eri più, devi batterlo subito, immediatamente. È un tempo qua da battere, amico. È certo che devi batterlo, amico. È certo, mio amico. Pensavo già che eri andato a batterlo. No, 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 no. Guarda, ti faccio vedere, Vertex, così sai benissimo cosa devi fare. Eh sì, Vertex fa così. Allora, abbiamo un 29, 4 e 58, Vertex, eh? Un 29 e 8 dell'amico Loki e Andrea... Vertex, amo. E Vertex, arrivo. Fantastico. Sì, ma fantastico. Lasciate Loki lì, cioè, che fastidio vi dà. Fantastico. Dai, Vertex, 5 minuti, massimo 6, voglio vedere il tempo, eh? Agua, mio amore, ciao Leo. Leo, basta. Leo, tira. Tato, sai che venerdì portiamo un gioco nuovissimo, che siamo un dinosauro? Sì. Sì. Grande Vertex, dai, forza, forza, non perdere tempo a scrivere, vai a battere subito i record. Sai che questo è un gioco che facciamo noi che è fighissimo, batte tutti i record della mia lista. E poi tra l'altro qualcuno ce l'ho dentro anche, Corallo è un amico che seguo su Facebook, ma non abbiamo mai giocato insieme, tra l'altro fa tipo 200 platini, è un platinatore. Vero, andiamo? Bingo! Andiamo a battere il tempo di Loki, andiamo a battere il tempo di Loki. Loki ce l'ha su con te adesso, tutti ce l'hanno con Loki, poverino. Eh sì, Loki ha voluto sfidare la sorte. Non dovevi dire niente, Loki. Ancora? Forse. Ma vuoi farla bene quella pizza, ma quello prezzo lì? Forse. E lì ti perdi, hai troppo. Forse qui è lì che guadagno, no? Dici di no, mio amore? Cordolino! Urca! Sono sempre nell'oro, eh! Oro! Ma perché cosa dici? Mi vendicherò! Non puoi farti, Carlito! Cioè, sono tutti contro di te! Io no! Urca! No, ma sì, ma non è per il battere il tempo di Loki, è per battere il tempo del primo. Ma prima del primo di arrivare al primo di Loki. È finito il mio ghiaccio. Ah, senza ghiaccio, eh. Senza ghiaccio. Triste. Ah, incredibile! Non ci posso credere. Non ci credo. Sì, sì. Adesso andiamo a vederlo. Allora, consigliami dove sbaglio, Vertex, guarda un attimo qua. Allora, curva 1 credo di prenderla bene, nel senso che se non freno un attimo vedrai che va fuori. Lascio il tuo marito a zappare la terra da solo, vedi, bravo Loki, non aiutarlo più. Oh, Loki, hai fatto un giorno di lavoro, già mi stai abbandonando. Bravo, adesso non ti sali più tanto lì, vai. Ma l'ho fatto un po' stretta, l'ho presa. Oh, vedi che schifo. Allora, andiamo a vedere Vertex. Dopo mi devi dire però dove sbaglio, eh. Cattivi.
Incredibile. È passato, no? Sì, sì, sì. Tutti. Netflix primolo. Cattivo. Ah, in realtà è passato anche Loki. Sono stati cattivi. Guarda, mio amor. Sono quinto. Che bravo, Marco Dreyfus. Cattivi. Al 29.2 credo di non riuscire a farlo, amico Vertex. Però non riesco a capire. A parte che gioco da pad perché il volantino sta facendo un po' il cattivello. Ecco qua, Gusbaia. Olivia. Olivia Dolly. Archera. Ma dove, io? Io, Andrea? Nel giro completo qui? Urca, il giro completo qui è tosto, eh? A chi era? È competizione sana, mio amore. Allora, vabbè, dai, questo qua più di questo, raghi, diciamo che... Settore 3, addirittura questo schifo. Vediamo, Vertex... Sei primo, quindi... Ok, quindi... No, credo che diceva a me Vertex, però... Non lo so. Il mitico Andrea. Su questo settore sei il primo, eh? Ah, che è quello dei... delle curvette così. Porca locchetta. Infatti a Marco Vertex. Mi sembra strano che te lo diceva a te. Però qui è sfida, eh. Sfida Hot Wheels. Hot Wheels. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti e benvenute, stiamo battendo record su record mondiali anche. Questa qua è tanta roba, eh. Guarda, 47, farò 50 io qui. Mamma mia. È bello dire andiamo? Olivia, scusami, non ti faccio arrabbiare. Del giro completo, raga, è che io non me lo ricordo. Ragazzi, non ci crederete? Guarda, c'è scritto. Allora, tempo per l'ora, il terzo settore è 47 e 800, no? Guardate la cosa. Vediamo. Che merdina. Allora, fammi fare un'altra e poi andiamo a vedere il tempo del Loki, eh. Grande, eh. Non ci posso credere, ha fatto un tempone, raga. Se no non avrebbe scritto non ci posso credere, vero mio amore? La Vertex è primo, dove sei mio amico? Oh, bravo, 47.8, grande. Grande Loki. Grande Loki. Grande Loki, bravo. Concentrazione.
però non è solo concentrazione qua, è proprio ricordarsi il tempo. È 47 ore. Io faccio troppo. In che senso? Sì? Allora, rifamola, così poi giochi tu, mo? Facciamo magari tutto un giro completo, eh? Fa caldo, piccola? Che schifezza, faccio l'ultima. Tu vuoi giocare a Dragon Trail? Ah, raga, penso che la mia autonomia a fare cose fatte bene sia variabile alla mezz'ora. Dopo la mezz'ora è praticamente andata. Amo? Stai diventando pelato. Oh mio Dio. Devi prendermi lo spelatore. No, devi smettere. Ma come devo smettere di pettinarmi? No. Posso andare in live spettinato? Sbagliata completamente, come una carota dentro un minestrone, non ci sta. L'ultima volta, giuro. Tata. Ti fare la stessa cosa, ma. Ti guardo lei. Cosa ho scritto? Allora, al primo tentativo ho fatto oro al giro completo. Grande! Fatto, mi spiegate? Loki! Io ho una spiegazione, ti è andata di chi? Vuoi una pista che ti piace? Hai il culo da brasiliano. Sì. È andata di culo. Sì, bravo. A parte con il muletto, fa veramente schifo, però adesso. A 48,4 siamo sempre su questo, non c'ho più voglia. Facciamo il completo, eh? Grande Loki, no, sei bravissimo. Allora, no, qua è 14esimo. Vediamo il giro completo. Dai Loki, fai bravo, che sei bravissimo. Allora, Vertex ha fatto 1,31. Zuvituzzo, RRT Moscas. Chi è RRT Moscas? Bruschetta! Grande Andrea, Mirkanello, Maverick Toretto, Loki, grande Loki e Marco James, 15esimo. Andiamo a fare una garetta, poi corre Carla e poi andiamo a letto. Lo lascio stare, vai tranquilla, mio amor. Ciao ragazzi, grandissimi.
Loki è il maestro driftatore. Allora adesso andiamo a fare oro, eh. Allora, voi magari vi chiedereste, se non so se è italiano, ma tanto nel mio canale faccio quello che voglio e parlo come voglio io. Sì. Perché Marco Drams non sta giocando con quel bel volantino G923 che ha davanti al Pacino? Perché fa un po' il birichino. Grandissimo. Faccio anche di quelle rime incredibili. No, no, tu giochi col volante. Ma è per fare le prove esperienze sul circuito che bisogna essere precisi. Ciao amici e amiche, saluta mio amore quando entrano i nostri amici. Ciao amici. Cosa stiamo facendo? Un giro di esperienza sul circuito in una pista giapponese. Ma porca loca. Allora, diciamo che ho fatto Argentoschi, però diciamo, c'è sempre un però, vero? Un però. Ciao amici e amiche di Twitch. Grazie mio amore. No, ecco il suo cugino che è arrivato. Sì, perché io l'ho fatta malissimo, Frank. È possibile che ci metto 10 secondi a fare sto pezzo? Ma porca miseria. Ma caspita! Ma caspita! Sì, vabbè, dammi già un 32, no? Sì, ma dammi un 32, così non l'avevo già fatto, non dovevamo fare altro. Perché locker. Mio amore, ho bisogno del tuo aiuto spirituale. Ciao! Notte Andrea! Vai a lettino! Dai, a domani! Domani c'è. Se vuoi giocare Andrea domani facciamo una bella garetta insieme, se non vuoi giocare c'è Uomo Tigre. Ci facciamo Gran Turismo, invece venerdì Andrea ti voglio perché facciamo il gioco dei dinosauri, eh? Se ci sei. Ciao amico mio, buonanotte. Adesso anche noi fa una gara Carla e poi andiamo a Nannina Nannetta. Ciao amici! Amiche di Twitch, come state? Bello quello minimizio, solo che è molto piccolo. Sì. Bisogna fare solo metà. E allora si vede. Okay. È metà a busto. No, ma è bello. Quando uno va a vedere il filo, le vedi bene. Sì, eh. Che schifo di giro questo qua.
Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi? Niente. 33,8, un nuovo recordino ancora. A pelo, due decimi. Dai, l'ultima. Ultima, poi giochi tu, andiamo, no? Sì. Ciao amici e amiche. Sta correndo Marco Dram. Bravo, questa presa è buona. Chi ci sta la qui? Prima del voi. Prima. Quella è di terza, non si può fa la galletta come gli dico io, però non fa mai quello che gli dico. Ma e poi quando dico. Sbaglia è colpa mia che non gliel'ho detto. È la prima adesso. Questa terza, sì. Terza. Terza andavo nel bus. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Come state ragazzi e ragazze? Vai, ce la fai, è dritto, vai. Super scia. Ciao amici e amiche di Twitch. Ciao, 32. Basta boia. Sì! Questo sì. Sì! Ragazzi grandi che siete entrati adesso, un bel oro tutto per voi, ve lo faccio guardare, sì. grande oro drums, questo è oro drums, aspetta fammi vedere sta figata mio amor e poi ti faccio venire di qua, fammi godere questo momento. Oro drums, questo è oro drums ragazzi, con un po' di taglio erba e la nostra amica Lexus. Adesso corre Carla ragazzi, rimanete dentro. Uè Axel! Entri tu e prendo l'oro, dovresti entrare più spesso Axel. Grandissimo, come stai? Tutto bene? Tutto bene? La mitica Kit come sta? È un po' che non la sento la Kit. Grande Axel, adesso corre Carla, Ciao amici, siete entrati, grande Marco, Gianmarco, oro drums. Oddio, anche il bambino. Oro drums. Wow. Qui, qua che roba, va. Sì. Giusta proprio, guarda. Grande Axel! No, scrivi dopo, amica che ti danno la multa, vai tranquillo. Yoko Hama. Yoko Ono era la donna di quello dei Beatles. Yokohama è gomme. Non c'è mai stata una battaglia Yoko Ono. Yamaha. Amore. Yoko Ono. Allora, comunque Loki sei stato veramente bravo, Guarda, per pochi millesimi è ancora davanti lui, quindi grande. Guarda Andrea, bravissimo, Vertex, sesto. Vertex, chi lo vede? E Vertex ha anche la sfacciataggine di dirmi vuoi fare una gara online con me Marco Drums, incredibile. Diciamo che il pronostico della gara fatta con Vertex è già scritto in partenza, a meno che si stecca, magari si stecca dentro un muretto, allora. Dobbiamo avere due play, così mi fai giocare e io faccio fuori Vertex. Sì, esatto, bisogna comprare un'altra PlayStation 5, ci sto. Terminator Bragali, cambiamo il nome. Bragaliter, Terminator. Sabotage. Però sono molto contento,
bravo, bravo Drone. Sì, sono. A parte quell'argento lì che non mi puzza un po'. Daniele. Mi puzza un po'. Quante non ne ho fatte, ragazzi. Quante non ne ho fatte. Quante anche argentino, mio amor. Guarda questo! Guarda qui! No! Incredibile, ragazzi. Vabbè, le faremo un altro giorno, eh? Sì. Allora, adesso andiamo a correre Dragon Trail. Ciao ragazzi. Lei corre, io parlo. Va bene, ci sto, ci sto, ci sto, ci sto. Ci sto, ragazzi. Allora, vi aspetto. Aspetta che intanto sbustiamo. Oro, 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 oro. Macchina. Oro! 1 million! Bucio di culo! Sì! Lasciamolo così, così chi entra vede che abbiamo beccato un bel milionozzo, eh? Un bel milionozzo! Bucio, bucio, bucio! No, serve per non farci vedere. L'ho fatto, lo screen, Loki. 1 miliardo di gradi in mente. Ah, ragazzi. Ragazzi, adesso arriva anche il video. Ci siamo. Allora, per magia, adesso vedrete il cambiamento di posto. Incredibile, per magia, con un click. Ok, con un click. Eccoci qua. Raga, 1 million thousand dollars o credits. Amo, già fai burdè che mi fai cadere già l'alimentatore. Ok, che bucio, che bucio. Grazie gioco, eh. Allora, tu vuoi, sì, vuoi correre con una macchina magari un po' diversa, la Skyline della Nissan dell'84. Questo cosa vuoi? Dimmi tu, baby, una Subaru? Sì, dai, Subaru ci sta. Va, vuoi la Subaru la BRZ o la Subaru quella Rally? La Rally, vai con la Rally. Sei sicura di ciò? I cavalli? Sì, sono più o meno, però è un altro gruppo. È un altro gruppo, perché ha queste Rally. Provare? Proviamo, dai, se poi fai non ce la fai ti cambio a macchina. Oh, aspetta un secondo che questo qui sicuramente ci darà i soldi, amor. Luca, congratulazioni, hai completato un menù. Ho un regalo per te. Grazie. Ah, ce n'è altre. 24 ore di domani. Bello, Luca. Oh, come bello. Baby, sono geloso come la merda. Allora, guardate, raga. Luca non è carino, Luca è antipatico anche. Oh, roulette, soldi. No, 5, questo qua sarà un pezzo. Dai, ti prego. No, le macchine ce le ho tutte. Soldi. Vabbè. Se erano 2 milioni, ragazzi, che buccia di culo. 2 lingotti, 1 milione e 100 mila. Direi che per stasera non è male, Non è male. 1 milione e 100 mila così dei bigliettozzi. Allora, Dragon Trail, poi e domani sera, ragazzi, andiamo avanti a giocare con Uomo Tigre e le pistozze, le pistozze. Ah, l'alemane mi fa fare. No. Freni normale, mio amore. Mi hai sfasciato un ginocchio. Ok, sì. Allora, visto che non so neanche le gomme che ci abbiamo, fammi vedere. Beh, dure ci sta. Ci sta dure. Vai! Sì. Bella ragazzi, corre Carla! Quello sì, però è un altro tipo di macchina, è un'altra reazione. Cerchiamo di non ammazzare. Sì, brava. Cerca di non sfasciarli tutti. Penso che ce la fai, eh. E visto com'è l'andazzo, che sei brava, si può anche aumentare un po' il livello di difficoltà. Questa va via, sì.
Lo sapevo. Non ammazza nessuno che parto così, no. Via Rezzetta? Via Rezzetta, vai con la mia Rezzetta. Ma anche la Maggiolino è buono. Beetle? Sì, vai con la Beetle, che è adatta al tuo motore. Ci sta. Cerchiamo di una passare. Allora, io ancora non ho capito come si fa a cambiare la macchina prima della gara. Devo uscire fuori. Vabbè, usciamo fuori. Boh. Oh, ragazzi. Allora, per costruttore, Volkswagen. Dov'è la Volkswagen? Allora, Beetle della Bragali. Guardate che bella. Guardate che bella. Sì, sì. Sì, sì, sì. Però le faceva bellissime anche all'inizio, eh? Era un po' timidino ancora a fare le livree. Sì, adesso si sta sbizzarrendo, ma tanta roba, eh? Tanta roba lo stesso, eh? Guarda Loki, bella Loki. Bravo, bravo, bravo. Bella, Pipuzzo. Sharder, guarda. Figo. Oh, grande Axel. Ho fatto un bello razzo e ho preso 1.000.000 e passa, eh. Oh, Vertex, bella. Mi piace l'alfa di Vertex. Aspetta che la mettiamo in raccolta. Andiamo a correre adesso, ragazzi, perché poi andiamo a Nannina Nannozza, vero mio amor? Sì. Oh, Sharder? Bella! Dobbiamo per forza... Con Kim? C'ero oggi live. Ah, ok, ok, perfetto. Sta bene? Tutto bene? Perché dovevamo sentirci per farci un'altra live insieme, ma poi è andata tutta così. Sì. Team Dragon MDRT, bellissima. Bellissima. Molto fine questa qua, eh? Cialla nera e blu, bellissima proprio, eh? Sì, il team Eurosport, bellissima, grande Sharder, grande, grande. Ogni volta è un Joe Black. Guarda Vertex che ha fatto il coso. Io devo chiedergli a Vertex come ha fatto a farlo. Vertex, no, te lo faccio subito. Ma. Bella, rosa per mia moglie. La Vertex che ne ha fatte un sacco. Penso che sono quelle del suo clan. Sharder? Oh, ma quante ne ha fatte? Sharder! Non mi hai detto nulla, amico mio! Hai fatto livrea manette, essere Ferrari, bellissima! Marelli! Magneti Marelli, ragazzi, eh! Steel, Monza, Ray-Ban, bellissima, bellissima, Vertex, bella anche questa, grande, questa basica, basica, ci sta, Loki, l'auto perfetta, no, qua basta, qua le abbiamo già viste, ok, così abbiamo fatto un po' di pubblicità ai nostri amici, allora, subito a correre a Dragon Trail e subito a Nannina Nannozza, che già ce n'è, allora, con questa ti posso mettere anche il livello un po' più medio, eh? Perché sei più brava. E secondo me si può fare anche il livello massimo, però non esageriamo. Vai, fight, 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 combatti, mio amore. Due giros, eh? È tanto tempo che non guidi la Maggiolona, eh? Dovrebbe tenere la strada di brutto perché il maggiolone è tanta roba, eh. Ma che bella penetrata che hai fatto dentro. È stato così, è stato un partito con la madre. Eh sì, perché non tiene, vai in garage. No. Beh, questa dovresti conoscerla, sia la pista che la macchina. Sai che magari dai quattro belle legnate al pedale. Me lo rimetti in sesto. Ma
devi star calma, di piedino. Sai che facevi? Tac, 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 tac. Vedi, fa due giri. Perché tre di livello di difficoltà è difficile. È più difficile per far tre giri. Se no dovresti farla privata e online, metti quanti giri vuoi. Infatti tu corri con loro, quando corri online, perché Sharder fa 5, 6 giri, 8 giri, 10. Allora è lì che, capito? Sto guardando che sei bellissimo. Ma Vertex fa solo livree o anche adesivi su richiesta? Amico mio Axel, mi sono accorto stasera che ha fatto un adesivo, però non so se è quello del suo clan, quindi gliel'hanno girato, oppure lui è in grado di fare adesivi, perché io volevo fare quello del mio Marco Drums Games qui, del drago col fuoco, però ho chiesto 3-4 persone e nessuno è stato in grado di farmelo. Invece ho visto stasera lui che c'aveva un bel adesivozzo che ha fatto, però non so se è dentro, sinceramente, gli ho chiesto, ma vedo che non sta rispondendo. Ciao amici, grandissimi amici di Twitch. Sì, bravissima. Dopo. Vieni dietro al drago, fatti vedere. Saluta tutti i nostri amici. Bravo. Grande, grande Zaneboy. Oh, Zane, va che domani facciamo ancora Gran Turismo, perché devo fare delle mega live vozze con gli amici online e avevo promesso di fare una mega live vozza insieme a Uomo Tigre, no? Ma venerdì portiamo un gioco nuovo, quindi se vuoi venire, se non vai in bicicletta, torni, quando torni, possiamo giocare insieme. È un gioco di dinosauri. Ragazzi, domani sera, ore 21, Gran Turismo 7. Spaccato tutto, sbagliato. Che spaghetto, ho spaccato tutti i lati della macchina. E venerdì vi aspetto ore 21 con un gioco nuovo, Path to Titans. Praticamente inizieremo con il nostro dinosauro piccolissimo e mangeremo, faremo quest, sbraneremo altri dinosauri fino a diventare una bestia. Dai, famo ancora questa, perché non è stata... Sì, sei stata bravissima, ma non ti ricordavi la... Tre giri e... Vuoi farla tre giri? Madonna, raga! Allora, Carlita vuole farla tre giri, grande. Dai, mio amore, vieni, stata. Questo. Dai, ce la fai a passare, Oli? Ok, tre giri, mi raccomando... perché sono a difficile. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi. Vediamo la mammina mammozza che guida. Devo tenere... Allora, per chi ha la Nintendo ci sta guardando, ho visto che Pokémon sta facendo dei nuovi giochi. E si chiamano Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Sono fantastici. Andatevi a vedere la Direct. Bravo. Tu lo sai che noi avevamo, ciao amici e amiche di Twitch, avevamo la Switch e me l'avete fatta vendere perché non la usava nessuno? No, io l'ho. Ogni volta, mia morte. C'è la Ferrari davanti. La 458 Italia GT3, ragazzi, mia moglie sta correndo con la sua bellissima, con anche la livrea, la Beetle, Volkswagen Beetle. Attenzione, mio amore, non aprire troppo, devi andare quasi dritta qua. Devi parzializzare. Ai, Carlaida, aspetta che rifacciamo. Devi parzializzare, mio amore. Parzializza. Fai il giochino che fai che mi spacchi il pedale dell'acceleratore. Ma lì se non parzializzi, amore, vai fuori. Se lo tiri giù... Tavoletta va. No. Allora, no, devi concentrarti, dai. Sono tre giri, amore, tre giri di contraccesso. Concentration. Dai, pensa che stai portando Leonardo a scuola. Porca loca. Già è partita a far fuori un po' di macchine. La porta è bruciata. Ah, ragazzi.
La Mustang è andata. Adesso vedo male anche sta Viper. Cioè, si è fatta fuori quasi da sola per dire attenzione che c'è Bragali dietro. L'hanno visto, il cuore tiene, però se questa qua non la fai abbastanza dritta e parzializzi. Ok, parzializza, bravo. Adesso vai, parzializza. Ok, vai, parzializza. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, Marco Drums Games, ma sta correndo la mitica Bragali, ragazzi. La mitica Carla, Sprene a sprenozza. Grande, grande. Qualcuno ti è venuto addosso? No. Ricordati qua la prima fuoco, la seconda devi parzializzare un po' e tendere. Ecco, bravissima. Bravissima, così si fa. E riaccordati, ricordati l'ultima, Frena tanto e poi si accelera a metà. Bravissima. Bravissima, così. Guarda come hai preso la 4-5 Auto Italia. E c'è anche la mitica Nismo, la Nissan GTR. Ciao amici e amiche di Twitch. Sì. Sta viaggiando. Vi ricordo domani sera ore 21, urca, a momenti faceva fuori la Ferrari, Carla. Oh mio amor, no, perché non hai frenato, tesoro? Non hai frenato, amore, non hai frenato, visto, hai frenato malissimo. Raga. Disastrous. Allora, domani sera, ore 21, Gran Turismo 7, amici miei. Domani è giovedì, giovedì caldo, dicono che sarà una giornata caldissima, quindi preparate una bella birretta fresca. E Franco, grandissimo, arrivi tu, non hai visto le mega oro che ho fatto, un sacco di roba fighissima. Carla prima, che è stata bravissima, adesso ha detto ciao che facciamo l'ultima, e sta facendo un mega disastro, però è stata bravissima prima, si deconcentra in 2, 3, 4 minuti, dopo 4 minuti praticamente è andata, la concentrazione è proprio persa, E grandissimo Franco, come stai, tutto bene? Allora, domani Franco c'è 9, ore 9, il mitico Marco Drams e Bragali, perché penso che c'è anche Bragali domani sera, e facciamo Gran Turismo con Uomo Tigre. Bene, bene, no, noi bene, siamo molto accaldati ma abbiamo due ventilatori, quindi per adesso si sta abbastanza bene. Domani dicono che farà molto più caldo, ragazzi, quindi bere tanta acqua, tanta acqua, il vino, perché dicono che l'acqua fa la ruggine, vieni oggi. E mi raccomando, venite a vedermi domani sera ore 21, facciamo una mega live con Gran Turismo 7, e qui non hai imparato nulla dalle 100 volte che ti ho detto si frena prima, si ha solo a metà o quasi alla fine curva, per uscire forte, amore mio, per uscire forte. E quindi Franco e tutti gli amici che siete collegati adesso, domani sera ore 21 Gran Turismo 7. E mi raccomando, venerdì porto un gioco nuovo, Path of Titans, il patto dei titani, non sarà senz'altro così, però patto mi sembra patto, quindi ci sta che invento un titolo nuovo a un gioco nuovo, Allora dobbiamo impersonalizzificare un titano, dico quello che ho voglia io perché è il canale mio, dobbiamo impersonalizzare, no, come si dice impersonificare? Impersonalizzare, personalizzare, dobbiamo personalizzare un non è una macchina ma è un dinosauro, quindi venerdì vi aspetto ore 21 che prendiamo un dinosauro piccolino e lo facciamo diventare una bestia, andiamo in giro a massacrare tutti, andiamo a impersonalificare, dopo andrò a vedere la parola giusta, personalizziamo, impersonifichiamo, esatto. Incredibile, e non mi sta aiutando nessun ragazzo, di solito scrivono qualcosa, non sta scrivendo niente nessuno. Vabbè, l'importante è che venite domani sera con Gran Turismo e venerdì che vedete sto cazzo di dinosauro. Perché se parliamo quello lì poi ascolta, va più veloce, mi raccomando, frena adesso, ok, e non aprire, apri, gas,
Grande. Dai che questo qua lo superi. Grande. Impersonificare. Oh, vedi che ci vuole Axel. Bravo. Impersonificare. Questa parola dovrei scrivermela perché domani sera io me la dimentico. E quindi praticamente torniamo. Facciamo partire. Ecco, adesso hai girato bene, eh. Riesci a avere 12 secondi di... 10 minuti di ok, mio amor? Dai. La parte anche difficile, eh? Ah, beh! Cioè, sono difficilissimi da sopportare. Eh beh, sei difficile, eh? Loro non sono lì a mangiare i fichi e la pizza, la pizza con i fichi. Sì, ma no, hai ragione, però tu vai più forte di me in macchina, quindi... Qui ne vedo qualcuno che parte, vabbè. Quel Porsche lì un po'. Ah, una scoppiellata, dai. Vabbè, era scoppiellata. Ah, scoppiellata anche adesso. Sì, no, effettivamente. Qualche sportellatina tranquilla, tranquillina si può fare. Sì. C'è qualcuno che salta, Io, no, qua l'hai fatta benissimo, bravo, mio amore. Vai, Bragali, vai. Vai, Bragali. Non ti esaltare troppo perché è l'inizio e non hai ancora fatto questa qui. Orca, hai visto che ti ha sverniciato la Nissan? Occhio che la stai prendendo, bravissima. Attenzione, parzializza, grande, piena. E adesso mi raccomando, 150 frena, eh. Vai. Ok, attenzione, bravissima. Ciao amici e amiche di Twitch. Allora, la prima si fa a fuoco, la seconda si parzializza o si frena un tocco. Ok, brava. Gira. Cazzarola, gira un po' prima. Vabbè, ci sta. Non è successo niente. Attention, please, l'ultimo. Porca! Questo non scherzo, non frena, attenzione, non perdere la concentration. Al massimo gli dai una botterella. Ecco. Ti ha tenuto dentro, grande Porsche. La Porsche è Porsche, Sì, vai tranquilla che adesso il Porsche viaggia, raga, Adesso lo passi qua. Frenuccola. Brava. Vai, Bragali! Sento qua dietro. Ti tampinano, mio amore. Insomma, più o meno. Porca loca. Brava. Vedi quanto guadagni? La parzializzazione, impersonifichiamo un dinosauro venerdì, ore 21, ragazzi, vi aspetto, brava, così è perfetta, dai. È il primo là in fondo, ma credo proprio di sì, se non sbaglio, Vai, cazzo. Prendi un po' la scia, vai un po' dietro al 458. Ecco, prendi la scia. Vedi com'è. Sì. Ti lancia la scia. Brava. Attenzione, sei terza, ma li prendi, Se fai tutto giusto. Brava, esatto, guida meglio di noi Carla, grande Franco, hai ragione, vedi che stasera sono calmo, non gli sto dicendo niente, sta correndo benissimo, la sto soltanto aiutando un po' perché non si può ricordare sempre tutte le cose, però è veramente brava Carla, simpatica poi, dai, poi si esalta, ed è forte, tempozzo, attenta qui mio amor, non esagerare, Parzializza, brava,
Piena, piena, piena. Comunque sei da podio, eh? Rena. L'hai tirata un po', l'hai tirata un po', mio amore. Però ce l'ha. Attenta, attenta, attenta. Sì. È a livello difficile, raga, eh. Loro viaggiano, eh. Brava, brava, brava. Te lo meriti, brava. L'ultima, eh. Attenzione, mica che fai un disastro, poi si gira e arriva l'ultima, l'ultima poi. No, dai. E sei stata brava perché li hai quasi presi, eh. Non li passerai e arriverai terza su podio, però. E no, non ce la fai però. Dai, l'ultima, l'ultima, raga. Dai, un'altra Monza. Dai, ultima, ultima. Ok, allora vediamo il replay. Vediamo il replay. Siamo stanchi. Grande, grande, mio amore. Brava. Brava, patata. Allora, vediamo il replay. Repli for Repli, abbiamo bisogno di una tuta. Questa, guardate che bella la macchina fatta da il mitico Charles. Grande podio, grande Franco. Sì, hai ragione, hai ragione. Questa è stata impeccabile, eh? Non ha fatto niente a parte un piccolo botticello, sì. Prima li facciamo girare. Sì, no, nella gara di prima li ha fatto girare 33. Sono 10 concorrenti, li ha fatti girare 3 volte l'uno. Va difficile, comunque ragazzi, difficile, perché noi siamo abituati molto spesso a difficile è facile, che gli diamo paga, ma difficile è difficile. L'intelligenza artificiale non scherza. Bellissima la macchina, eh? Bellissima. Bellissima la macchina perché è un concentrato che sta. Non va veloce la Volkswagen Beetle, non va veloce, ma nel misto è ferma. Con la BRZ vincevi? Sì, perché la BRZ nei punti dritti va più veloce. Però la BRZ tiene qua tiene. Vedi? Qua l'hai fatta solo lunga, vedi? Qua gli hai dato una legnata perché l'hai proprio sbagliata, però se no poi basta. E poi un'ottima ripresa, hai dei rapporti più corti, bravo! E anche 8 marce Franco, la Beetle, comunque. Ma poi è proprio, credo che sia, vedi la livrea, è piccolina, è compatta, è ruotina, passo ruotina, 7 marce, sì. Non l'ha neanche messo la settima, non l'ha neanche messo. Guarda che belli i potenziometri in mezzo. Ah. No, è turbo. Quando acceleri. Volkswagen Motorsport. Bello, eh? Sì. Raga, di TV, raga. Sì. Allora, nostri amici di Bragali TV e di Marco Drans e di Amina, c'è anche Mina e di anche. Oh, scusa Olivia, ho sbagliato il nome con quello del gatto, Olivia, scusa. La nostra amichissima Olivia, la nostra Olivia meravigliosa, grande Zane Boy là dietro, venerdì faremo la live ore 21 con un gioco nuovo, Path of Titans, quindi personificheremo, grande Axel che mi ha detto la parola nuova, un dinosauro, partiamo dal piccolo e arriviamo a essere una bestia, quindi vi aspettiamo venerdì sera, domani sera ore 21, Gran Turismo 7, con la mitica Bragali, bravissima, con la mitica Holly, c'è anche Mina in giro ma lei non si fa vedere, se c'è anche Zane Boy là dietro e il grandissimo Marco Drass, quindi domani sera ore 21 Gran Turismo 7 e c'è anche Uomo Tigre, forse magari facciamo l'online se c'è Loki, se c'è Shard, se c'è Kevin, vediamo un po'. Oggi in teoria c'era Kevin, domani no, però fa niente, dai, vediamo chi c'è, chi non c'è.
quindi vi aspettiamo domani sera ore 21 Gran Turismo 7 e venerdì ore 21 Path of Titans, che è un nuovo gioco di dinosauri. L'ho scaricato stasera e lo portiamo in live venerdì. Jurassic Drums, dai, godiamoci gli ultimi istanti della mitica Bragali, che comunque sei stata, guarda come sei stata pulita, pulitissima, Franco, pulita, ha fatto proprio tutto il giro perfetto, anche qua, guarda, ci sta. Ciao amici e amiche di Twitch, siamo quasi arrivati al capolinea di questa live, ma vi aspettiamo domani sera ore 21, Marco Drums Games, è vero Franco? Sì, domani Franco, corre ancora Carla, quindi vi aspettiamo ragazzi, corre Carla, corre Marco, facciamo un po' di esperienza sul circuito, al quarto giro lo beccavi, ma queste gare sono da tre. Sì, ma la Volkswagen è bella, ma non hai velocità, se lo fai con la BRZ ce la fai. Perché l'ho fatto, sì, perché ho fatto giù. Vedi, sei lì, neanche... ma perché a parte che stai imparando, sei brava e anche il maggiolone ti aiuta. La BRZ non è come la maggiolona, è più veloce, ma è meno maneggevole nelle curve strette e queste cose qua. Ok amigos e grandissimi amici e amiche, ci vediamo domani sera ore 21, Marco Drums Games, Bragali TV, Olivia, grande Zane Boy là dietro, il grande drago arrabbiato, grande Loki, dai che domani sera ci battiamo ancora i records. Ciao, grande Franco, grandi tutti i ragazzi che siete stati con noi stasera, io vi ringrazio, domani sera ore 21 e mi raccomando amici e amiche, domani sera ore 21 Gran Turismo 7, sempre noi e il mitico Uomo Tigre, facciamo una live insieme e mi raccomando venerdì Path of Finder, o non mi ricordo più come si chiama il gioco, che impersonificheremo un dinosaurozzo, Drums dinosaurozzo. Ciao amici, mi raccomando, alla prossima, ciao ragazzi. Cinture allacciate e casco ben allacciato e luci ben allacciate e luci accese anche durante il giorno. Ciao ragazzi!